Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e questo qui è uno stupido cane. E oggi vi parlo di una famiglia di insetti molto particolare, appartenente a un ordine che ho trattato pochissimo qui sul canale. Sto parlando dell'ordine dei ditteri, che comprende le comuni mosche e zanzare. Ma ovviamente io devo andare a complicarmi la vita a parlare di animali a cui nessuno importa niente e che non ha mai visto nessuno. Per cui beccatevi questo video sui nicteribidi. Detto questo, senza perdere altro tempo, direi di cominciare. La famiglia Nycteribidae appartiene all'ordine Diptera e alla superfamiglia Hypoboscoidea e assieme alla simile famiglia Streblidae comprende specie ectoparassite dei pipistrelli. Però solo i Nycteribidae sono presenti in Europa con alcune specie, mentre la famiglia Streblidae è presente soltanto in America e in Africa. I Nycteribidae invece hanno una distribuzione legata maggiormente all'Africa, con soltanto una cinquantina delle 270 specie ad oggi scoperte che sono presenti nel Nuovo Mondo. Alcune delle specie sono presenti anche in Europa e le specie di questa famiglia hanno la caratteristica, come ho già accennato in precedenza, di essere parassiti esterni dei pipistrelli. Questi ditteri perciò sono spesso difficili da rinvenire poiché non lasciano mai, praticamente mai, il corpo dei loro ospiti e anche la loro morfologia si è adattata per condurre una vita da ectoparassiti. Infatti esteriormente i Nycteribidae non somigliano affatto alle mosche o alle zanzare con cui fra l'altro sono imparentati, ma hanno assunto quasi l'aspetto di un ragno zoppo. Innanzitutto i Nycteribidae sono completamente atteri, le ali anteriori sono completamente svanite o quasi, mentre rimangono comunque i bilancieri a testimoniare l'origine di questi animali. Di conseguenza, dal fatto che sono atteri, i muscoli delle ali sono praticamente svaniti o anche questi molto atrofizzati. Di conseguenza il torace non è rigonfio come negli altri ditteri, ma al contrario è molto appiattito, così come l'addome. Inoltre, visti dall'alto, questi animali sembrano quasi non avere una testa, poiché essa è incastonata nell'addome e viene tirata fuori soltanto quando l'animale si nutre del sangue del pipistrello. Le zampe, inoltre, sono molto robuste e lunghe e possiedono anch'esse dei robusti uncini e delle setole, che permettono ai Nycteribidae di rimanere aggrappati saldamente al corpo dell'ospite. Un'altra peculiarità dei Nycteribidae che li distingue dagli altri ditteri è legata al sistema riproduttivo. Questi insetti sono infatti vivipari e la larva si sviluppa internamente al corpo della madre, passando il primo stadio, il secondo stadio e parte del terzo all'interno dell'addome della femmina. Quando la larva sta per raggiungere la maturazione, cioè al termine del terzo stadio, la femmina scende dal corpo dell'ospite e deposita la larva nell'ambiente in cui la colonia dei pipistrelli riposa. In alcune specie è stato osservato anche un altro particolare comportamento, cioè la femmina preme con l'addome la larva sul substrato per facilitarne l'aderenza. A questo punto la larva si impuppa quasi subito e dopo un periodo di tempo di circa 3 settimane dalla pupa fuoriesce l'insetto adulto, che cerca subito un ospite su cui salire per nutrirsi. I Nycteribidae quindi passano la maggior parte della loro vita allo stadio adulto e solo una piccola parte della loro vita è trascorsa allo stadio di larva. Inoltre sembra che ogni specie di Nycteribidae sia legata in modo particolare a una specie di pipistrello, per cui l'identificazione di questi insetti dipende anche dalla specie di chirottero su cui sono stati rinvenuti. Bene, direi che a questo punto il video può anche terminare qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete un mi piace e vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento a una prossima puntata di The Bug Out. Ciao a tutti! Di conseguenza a questo loro essere, no? Sono infatti predatori. Cazzo! Olè!